Pirandello sarà proprio questa la figura ricorrente che ritroviamo in romanzi, novelle, commedie. Un uomo che ha capito i meccanismi della società, le sue regole assurde e se n'è tirato fuori. Ma che prezzo ha uscire dalla massa? È il 1904 e pubblica Il Fumattia Pascal. Lo scrive nottetempo, vegliando la moglie malata di mente che lo assilla con la sua gelosia patologica e le sue manie persecutorie. Lo ha scritto in quella che lui stesso definisce trappola, cioè la famiglia, una delle tante trappole in cui si incastra il nostro flusso vitale. E allora, come uscirne? Due indizi sono presenti fin dal titolo. Il primo è che il nome del protagonista è lo stesso nome di un grande filosofo, Pascal. Il secondo è che questo protagonista, il Fumattia Pascal, è ufficialmente morto. Le cose le guarda dall'esterno. Mattia è un borghese insoddisfatto a cui un giorno capita una doppia occasione. Vince un'enorme fortuna al casinò di Monte Carlo e viene dichiarato morto quando la famiglia identifica lui nel corpo di un uomo affogato. Mattia decide allora di fuggire. È libero, assume una nuova identità e si fa chiamare il signor Adriano Meis. Si trasferisce a Roma, ma si può sfuggire alle trappole. Per parlare del Fumattia Pascal non posso non parlare di quella che sarà poi la grande definizione che un critico, Adriano Tilger, oggi dimenticato, darà dell'opera pirandelliana e del teatro in particolare, cioè il contrasto tra vita e forma. Mattia Pascal è uno che ha la possibilità di liberarsi di quella forma, un matrimonio infelice, una vita insoddisfatta, una vittoria al gioco abbastanza consistente, e la possibilità di inventarsi al di fuori della forma, pura vita. Ma che cosa succede? Succede che la nuova vita liberata dalla forma è una vita infernale, perché bisogna pur avere una forma per poter vivere una vita in quella nuova società che abbiamo annunciato, diciamo, col Novecento.